Il problema rifiuti è la nostra grande scommessa che coinvolge tutte le forze politiche e la credibilità della regione, l'ha dichiarato il presidente della Campania Stefano Caldoro, aprendo ieri i lavori della seduta straordinaria del Consiglio regionale richiesta dalle opposizioni. È un problema che dobbiamo affrontare tutti insieme, senza ostruzionismi politici, spiega Caldoro. Ho sempre detto che non siamo usciti dall'emergenza, possiamo pensare di farlo in 24-36 mesi, lavorando ad un modello basato sulla raccolta differenziata e sugli impianti finali. Solo quando avremo completato i due termovalorizzatori di Salerno e Napoli Est, possiamo pensare di ridurre il numero delle discariche. Il governatore ha poi assicurato che entro dicembre invece dovrebbero partire due impianti di compostaggio, uno ad Eboli e uno a Salerno, un terzo dovrebbe sorgere invece nel Casertano. Al termine del lungo dibattito sul problema dei rifiuti, il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Paolo Romano, ha approvato un ordine del giorno proposto da tutte le forze politiche che istituisce un tavolo tecnico di consultazione permanente costituito dal presidente della Giunta regionale, dagli assessori regionali all'ambiente e alla sanità, dal presidente del Consiglio regionale, dai capogruppi consigliari, da un rappresentante della protezione civile, dei soggetti attuatori del piano rifiuti, dei sindaci dei comuni interessati. L'ordine del giorno impegna anche il Consiglio regionale ad intervenire affinché con modifiche alla legislazione vigente si possa evitare l'apertura di nuove discariche a partire da quelle di Cava di Vitiello a Terzigno, a condizione che le province definiscono alternative sostenibili per garantire il ciclo integrato dei rifiuti.